Troppo silenzio perché forse negli ultimi anni si è parlato troppo del Corato. Quest'anno il Corato partirà con un allenatore giovane che lavora bene con i giovani e faremo una squadra soprattutto giovane con dei grandi, pochi grandi, ma che servano alla causa. Ringiovanire la rosa e riazzerare il campionato della scorsa stagione, archiviato tra silenzi, sconfitte e dissapori. Il DS del Corato Vito Tursi non si nasconde ed espone i piani per l'annata che verrà. Il Corato sarà chiamato a partire a fari spenti, ma consapevole della necessità di recuperare credito con la piazza, lentamente perso nel campionato di eccellenza 2018-2019, terminato con la squadra juniores in campo e nella totale incertezza. La ripartenza è sempre sotto la guida di Patron Maldera, ma con uno staff societario completamente rinnovato. Gli errori si commettono sempre nel calcio e purtroppo lo sappiamo. L'importante è commetterli in buona fede. A Corato sono stati commessi tanti errori ad inizio. Io quando a dicembre mi ha chiamato il presidente Maldera, ho trovato un presidente che non aveva più voglia di far calcio. Gli errori da non commettere più quest'anno sono. A Corato c'erano tanti compromessi ed era una delle problematiche più importanti del Corato Calcio. La società attualmente è stata azzerata nei ruoli dirigenziali e il presidente Maldera porterà avanti il Corato da solo. Le novità non coinvolgeranno logicamente solo l'area dirigenziale, la squadra allenata da Fabio Di Domenico sarà infatti rivoltata come un calzino rispetto alla scorsa annata. I principali obiettivi sono già delineati. In attacco fari su Vito Falconieri, attaccante 33enne con esperienze passate anche a Brindisi e San Severo, mentre lotta 2 per Vito Di Bari in difesa. Sull'ex Cerignola e Taranto c'è anche l'Unione Calcio Bisceglie. Piace e non poco Mattia Negro nell'ultima stagione alla Vigor Trani. Unico confermato sarà Tony D'Arcante, mentre a breve sarà tempo di annunci sul fronte under. Nel Corato 2019-2020 vanno di corsa.